Diciamo che qua ho la vera scusante, che è un articolo di un vecchio blog mio che ho raccontato. Io ho avuto Geeks Rebirth come blog e Guida Galattica per Internauti. Ho avuto come blog e questo era uno di quegli articoli in bozza che ero indeciso se ampliare, fare. Ma è un articolo roba del 2008-2010. Ora col cazzo che lo pubblico, ora capite il perché. Qua dico il 97 fu un anno, un grande anno per la violenza. Ne ricordo giusto qualcuno: Postal, Carmageddon, Courier Crisis, Road Rush, Fallout, GTA, Duke Nukem 3D, New Phantasia, Loaded, Thrill Kill, Wu-Tang Shaolin Style. E non sto citando la comicità scorretta di titoli come Theme Hospital o Medieval o Serious Sam. Le domande che mi pongo: come può essere tutto svanito nel nulla? Tutto ad un tratto siamo diventati bicotti su un certo tipo di satira? Però con l'avvento di Lili qualcosa è cambiato, bla 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 bla, eccetera eccetera. Oggi questo articolo non lo pubblicherei, non ha senso perché, come ho detto, oggigiorno è tutto in equilibrio. Abbiamo videogiochi ultra scorretti, politicamente scorretti, finalmente di nuovo. Abbiamo i giochi edulcorati, che sono quelli mainstream e violenti, ma poi abbiamo tutti quei titoli per l'appunto pacifisti, che parlano di politica. Abbiamo un sacco di titoli veramente dove la violenza non esiste. Si narrano belle storie, cioè. Abbiamo, oppure si fanno anche dei videogiochi dal punto di vista. Ci sono come per l'appunto un recente Karmazu dove non si ammazza nessuno, si collabora per sopravvivere, quindi non c'è la base alla violenza di recente per l'appunto, no? Karmazu. Ma poi tutti i puzzle game, i puzzle platformer dove essenzialmente non ammazzi nessuno, ma devi solo affrontare una roba senza fare del male agli altri. Quindi ce l'abbiamo da una vita i giochi non violenti. Però all'epoca c'erano parecchi giochi edulcorati, non violenti, politicamente corretto. Cioè, quando ho scritto questo articolo era il 2008-2010, dove cominciava tutta quella roba woke, che però era esagerato. Ora sì, col fatto che si beccano un po' gli insulti e stanno floppando, si sta un po' equilibrando la cosa per l'appunto oggigiorno. Quindi mi lamentavo di quello, che era tutto buonismo e via. Però oggigiorno per l'appunto una cosa del genere non la pubblicherei più perché non ha senso, cioè. Però all'epoca mi lamentavo che per l'appunto perché non erano più politicamente scorretti i videogiochi. E ricordiamo che qua cito un Postal che praticamente obiettivo di Postal, questo qua gli girava la capoccia e andava a picchiare gli erotomani, i vegani, le femministe, i musulmani, insultava, cioè si ammazza che Gary Coleman era la peggiore essere vivente perché era afroamericano e nano, era la cosa più brutta da vedere, cioè. Era veramente Postal, mi dissocio da queste cose che sto dicendo, però Postal era così. Ed era divertente proprio per quello, perché c'era questa roba che ti sfogavi. Anche i cacciatori c'erano. Forse i cacciatori sono l'unica categoria ad oggi che è ancora odiata, su cui si può dire, si può fare tortura, fare del male. Nessuno. Poi Carmageddon, sapete bene che dovevamo, l'obiettivo del gioco era sterminare la città, cioè dove investire tutti le. Nessuno faceva la gara in Carmageddon, perché la gara poi era improponibile, era tipo 20 giri, non mi ricordo quanti giri erano. Duravano anche ore le gare se lo volevi fare per davvero. Quindi la soluzione era distruggere o tutti gli avversari o ammazzare tutte le persone. Quindi cazzo, originale. Courier Crisis tu ammazzavi, prendevi a botte cani, persone, poveri lavoratori, donne. Quindi era Road Rush erano i pazzi che si ammazzavano. Fallout, vabbè, aveva veramente. Infatti, Fallout 3 a me non piace tantissimo perché si è persa tutto il politicamente scorretto che aveva i primi due Fallout. C'erano parecchie gag battute sul filo del rasoio, sul capitalismo che esasperavano i concetti. Che poi in Other Worlds l'abbiamo ritrovati, meno male. Poi Duke Nukem 3D, che lo stiamo a dire a fare, quando era proprio maschilista, macho, era tutto esagerato, ma per l'appunto. Oggigiorno verrebbe visto male, ma in teoria io l'ho sempre visto come una satira al machismo. Cioè, tu non puoi prendere sul serio quello che. Cioè, vederti immedesimarti come figo che Nuke in 3D. È una cosa che è talmente over, oltre che far ridere. E poi, vabbè, GTA che impersonava il criminale che ammazzava innocenti, faceva del male agli innocenti. E poi pure questo, diciamo. È venuto a mancare l'effetto wow in GTA nel corso del tempo, però all'epoca era wow. E poi Loaded, che erano tipo i crimini delinquenti. E vabbè, Thrill Kill sappiamo, era anche quello violentissimo, la storia senza motivo si maltrattava. E quindi all'epoca mi lamentavo della mancanza di violenza nei videogiochi.
E oggi invece c'è un articolo, oggi purtroppo, oggi invece per fortuna abbiamo tutto, dalla iperviolenza alla non violenza nei videogiochi. Cioè, di recente ho giocato uno Usant che non mi pare di aver ammazzato nessuno, no? Lo scopo di Usant non è la violenza, ma tutt'altro.